Bentornati nel canale delle Burnio, siamo su Tokyo Ghoul Call to Oasis per continuare la nostra storia. Passata una settimana ho portato altri contenuti, come avrete notato nel mio canale, e quindi avevo preso un attimo una pausa da Tokyo Ghoul, visto che non manca tantissimo a finire la modalità storia. Se non sbaglio ce ne mancano due o tre. Ho visto che mi hanno rimesso le visualizzazioni del mio gruppo pubblico di Facebook, ma è una gioia tra le iscrizioni del canale, quindi sono contento che hanno risolto quel problema che si era posto dopo quella mia prova di come certi YouTuber riescano ad andare su di iscritti facilmente. E sì, avevo fatto un casino, fortunatamente me l'hanno risolto, sembrerebbe. Niente, ringrazio sempre le persone che mi seguono, comunque, i canali che vi suggerisco li trovate appunto nella sezione canali della mia pagina di YouTube. E niente, dai, entriamo in Tokyo Ghoul Call to Oasis. Tokyo Ghoul Arui, call to exist. Eccoci qua. Ah, allora, l'altra volta abbiamo fatto difesa circoscrizione 24, che non c'erano secondarie, quindi oggi facciamo la ricerca di Ken Kaneki. Quando Futura crea un drago, che sarebbe Kaneki. Umani e Ghoul si trovano costretti a collaborare per fermarlo. Per riuscirci, devono trovare il suo nucleo, Ken Kaneki. Vamos, vamos. Ah, qua sì che c'è la secondaria. Vabbè, ok. Come previsto da Furuta, direttore dell'ufficio principale del comando investigativo, Kaneki si trasforma in un drago, una creatura mostruosa che inizia a uccidere umani e ghoul in tutta Tokyo. Ad assistere a questo evento spaventoso c'è anche Hideyoshi Nagachika, il migliore amico di Kaneki, che era scomparso durante lo scontro con il gufo, che era l'attacco dell'Anteiku. Nagachika decide di salvare il suo amico sapendo che per sconfiggere il drago è necessario trovare il suo nucleo, ovvero Kaneki. Nagachika chiede l'aiuto degli Aji Ghoul, che accettano di collaborare per il bene di Kaneki. Assieme ai Ghoul, Nagachika si dirige poi verso il quartiere generale del comando investigativo. Esatto, decidono di collaborare anche con la CCG perché il problema ormai riguarda tutta Tokyo. Non è più un problema degli umani contro i ghoul, è un problema che riguarda tutti e quindi vanno al comando investigativo. グールと組むって本気で思ってる？駆逐される前に帰れ。ウィジョー君、捜査官にとって最も重要なことは何でしょうか？グールを駆逐することです。違います。平和のために戦う。それが捜査官だ。戦うべきです。 グールと一緒でも負けるな。グールと手を組むだと。我々獅子の誇りが。誇りなんか。クソくらえだ。大した連中じゃねえか。ズリア、てめえが決めろ。 じゃあ全員でやっちゃいましょう。その方が楽ちんですしね。なんかあいつには助けられてばっかだった気がする。今度は助けられるかな。黙ろ。ねえ、結婚式は？え、もういいじゃん。
教えてよ。ねえ、新婚旅行は？つか、指輪とかもらった？私、あげた。指輪！金属探知！そうか、金属探知なら生体反応と関係ないってわけか。Esatto, escono fuori questi bestioni, praticamente ogni tot il drago è dormiente, però quando si risveglia può uscire questi tipozzi che sono fatti di Kagune e vanno ad attaccare chiunque. Perfetto. E quindi adesso praticamente Tsukiyama, che non è morto, fa avere alla CCG vagonate di metal detector. In più questi tipi qui, che sono manovrati da Furuta, vanno a dar fastidio per bloccare la ricerca. Io sono Urei. Come cazzo si chiama? Non ricordo più Urei, ma non si chiama neanche Urei, boh, non mi ricordo. Guarda, un'altra robetta. Tanta robetta, vuol dire che sarà uno scontro da volcante. Allora, lui cosa fa? Con questo faccio questo qui così, ok, con questo. Ok. Ok, cos'è altro? No. Allora abbiamo 3 di quelli, 3 quelle, 9 bombe, 3 bombe incendiarie e 24 cose proiettili. Ah, questo qua già giù qua, perfetto. Un po' croncato questa roba. Ah, hanno fatto bene il drago, che ecco, tutta Tokyo, che sono queste cose. Quelli sono gli occhi perché è attivo. Ah, ci sono ste merde, eh. Ci fanno chiamare Vicky, chissà cosa ci fanno qui. Vabbè, adesso gli rompiamo un culo. Ma questi non vengono neanche a venire da una mano. Ah, che è una tuta con gli altri, perfetto, di bene. Ok, abbiamo fatto. Quando chi c'è, scusa? C'è Nishiki, Toka e Saiko. Okay. Eccoli qua, questi sono fastidiosissimi. Vabbè, li facciamo fuori, ragazzi. State attenti a quello che facciamo. Dove sei stato? Perché è questo intanto? Una bombetta incendiaria. Cazzo. Ok,
Minchia, ma dove andate? Tutta va. Va bene, la terra col cazzo. Praticamente resta male. Occhio che strappa. Esatto, smette che strappava. Comunque abbiamo fatto il collo a tutti. Perfetto. Mo adesso. E qua. Passate se quella che combatte. Ancora viva! Grazie, sai. Grande, sai, come ne avessi stato? Tocca a me, mi fila. E anche a tocca. Ok. Mano di tenere questo nuovo. Ah, a me la mia potere. Distruggi i detriti. Sto pieno, devo farmi qualcuno sta nuovo. Cazzo, che sbaglio magari di buttata in fondo da qua. Cazzo, fanno male. Ok,
Brava Saito. Mica. Brava Saito. Lui non faccia male perché te. Ma bisognava solo resistere, dai. Salve agli investigatori, è una parola tutta sta roba. Ok. Bisogna eliminare ogni orfano del drago. Ok. Occio. Bellissimo. Ok, ti stai curando, bravissima. Guarda nel domani. Sì, ma siamo circondati. Ok, che abbiamo disintegrato tutti, possiamo riprendere le indagini. Bisogna andare sulla Dea. Andare là, trova l'unità scomparsa, che sei in fondo là. Guarda l'occhio, che bello l'occhio. Vieni qua che ti davo una curata, io Bayashi qua. Sta qua. Ah, sta ferma un attimo. Tripla S subito. Mo adesso so cazzi. Ah, c'è lei di nuovo. Ah, Mutsuki. Mucciacco, è vero, non c'è la mucciacco. Sconfiggi Mutsuki. Peccato, mi ha fatto già il culo. Sì.
Non vedo una minchia. Dai, ti rimesso. Bravissima Saito. Sarà da tipo Yon però. Oh, ma c'è una fanculo, va, Monsuki. Vabbè, se notava anche. Esagerata. Che sparo per la famosa merda. Ok, andata. Completata, ragazzi, completata. E lo trova. Tripla S. Se diventa bravetto, deve giocare. Qua tre ricompense, ok. Operazione salvataggio di Tokyo, star principale di Kakaneka, deve giocare di Kakaneka, star secondaria al re, ok. No. La facciamo la prossima volta. Guardate. Andiamo su collezione. Storia. Però, se non ricordo male, quando escono quei cosi là che vengono fuori dal drago, quelle cose rosse, Saiko veniva, proprio che quelle cose possono infettarti, esatto, vedi? Ah. E infatti allora aspetta, bisogna che leggo un po' di robette. Però questo tradimento ve l'avevo detto.
No, vabbè, una fugaccia costava tradimento. Quando questi casi iniziano a scagliarsi non solo contro i ghoul, ma anche contro qualsiasi umano che abbia un legame con loro. Nonostante molti al suo interno siano contrari a questa scelta, Puluto continua a sostenere il suo pensiero secondo cui tutti i ghoul devono essere eliminati per cercare di mettere fine alla tenere Puluta. Uli è l'investigatore speciale. Vabbè, ve l'avevo detto, vado là, che c'è anche la tipa, là, che non mi ricordo come si chiama, che era la cameriera dell'Antego con quello lì. Che sono passati alla famiglia Washu e c'è lo scontro e insomma scoprono che Kuruta è un ghoul, però riesce a scappare. Poi il risveglio ve l'avevo fatto vedere, che Kaneki diventa un centopiedi e fa merda di Tocco, qualcosa da proteggere, e l'abbiamo visto oggi che vanno al comando investigativo per chiedere di unirsi per cercare Kaneki. Kaneki trasformatosi in drago devasta Tacco gettando il comando investigativo nel panico, per poi fermarsi temporaneamente. Kimi Nishino, assistente del professor Kano, raggiunge l'ufficio centrale, che poi Kimi Nishino, che era diventata appunto l'assistente del dottore che faceva quei trapianti di organi dei ghoul negli umani, è la fidanzata di Nishiki. Fatalità. La versione spiega che l'unico modo per fermare il drago è trovare Kaneki, che rappresenta il nucleo delle nuove creature. Improvvisamente appare anche un gruppo di ghoul guidati da Hideyoshi Nagachika. Il ragazzo propone che gli investigatori collaborino per trovare Kaneki, seppure riluttanti. Vabbè, l'abbiamo visto. Poi ecco qua la squadra Queens che abbiamo fatto oggi. Uri e cercano Kaneki mentre affrontano. Sì, infatti, vi stavo dicendo, sì, Amada. Psycho. Poi dopo. Sapete che non mi ricordo. No, forse dopo. Sì, no, è forse dopo. Quando sono lui, Uri e Kaneki, che Psycho si ammala. Perché qui quasi là ti possono infettare. Che è questa qua, la ghoulificazione. Vabbè, qua abbiamo visto oggi che insomma riescono a recuperare l'amica che ritorna da loro. Poi vedete, ci sarà questo, la ghoulificazione. Gli yokai erano stati creati con il kaho di Risa e Kamishiro, che sarebbe Risa, no? Divorandoli, Kaneki e Risa diventarono una cosa sola. Risa lo deride e lo accusa di essere un assassino, e il ragazzo agonizza davanti agli errori che ha commesso. Sì, nel subconscio, che non hanno fatto vedere questa parte, mentre Kaneki è un drago. Rivede Risa ed è immerso ed è tipo in una zona dentro una casa che parla con Risa, e c'è tutto un mare di sangue, no? Ed è il sangue delle persone che si stanno, ma che i ghoul, che quegli yokai che sono queste creature, se bagnano la gente di Tokyo, e tutto quel sangue sono tutti morti che sta facendo Kaneki in modalità drago. E lei appunto gli dice, cioè, quanti errori, quanta gente hai ucciso per arrivare dove sei arrivato. Tuttavia, nonostante tutti i suoi peccati, Kaneki capisce di essere felice ed è pronto a prendersi il peso delle sue colpe. Collaborando, i ghoul e il comando investigativo riescono a trovare Kaneki e a distruggere parte del drago. Tuttavia, gli orfani del drago continuano ad apparire e ad emettere un veleno che tramuta gli umani in ghoul. Eccolo là. C'era questo da leggere. Terminologia, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Sì, gli yokai, ma gli yokai dicono questi, però boh. Ah, gli yokai, boh, era la squadra qui. Addio a Tokyo, circoscrizione 24, un'enorme cavità situata al di sotto di Tokyo, creata dai ghoul per cercare di sottrarsi alla persecuzione. Quale si dice che molti ghoul incapaci di vivere in superficie si siano rifugiati qui all'interno della circoscrizione. Questo l'avevamo letto, Arata Joker, questo l'avevo letto, il drago, una forma assunta da Kaneki dopo aver consumato gli yokai, è talmente grande da ricoprire l'intera Tokyo e uccide indiscriminatamente umani e ghoul. All'interno del drago esistono due nuclei, infatti se due, perché uno dei quali è Kaneki e l'altro è Risa. Quando il corpo di Kaneki viene trovato ed estratto, una parte del drago viene distrutta. Creature all'interno del drago, questi cibano insegnamenti umani, questi abbiamo visti. Sono misteriosa V, che sono quelli manovrati da Furuta, un gruppo armato a volte del mistero che combatte per la famiglia Washu. E basta. Personaggi. Vabbè, ci saranno quelli finali.
Vabbè, di Yoshi nella cicca, capitolo finale. Yuzu su Zubi, capitolo finale, colore. Nashiro, allora cosa era rimasta Nashiro? Era quella con i capelli bianchi, è finita nello stomaco di Kurona, però praticamente è lo stomaco di Nashiro è rimasto, e basta. Quello qua, questo è Kano, capitolo finale. Takizawa, Kotaro Amu, Akira Mado, Furie. Guarda che qualità di busta di Kagune. Saiko, Mutsuki, Uikori. Esatto, Kiminishino, vedete? L'umana che lavora come assistente al professor Kano, la ragazza era nella prima città con la televisione che ha preceduto l'atto della grande ruota. Poi morte il professor Kano, che proprio non muore proprio esattamente qui, ma muore più avanti. Usa le conoscenze sicure che ha acquistato per trovare il monito cerebrale. Maruda, Donato Porpora, Roma, ah Roma era quella che lavorava all'Anteco, che è passata alla famiglia Washu, e basta. Va bene ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale delle Burneo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!